Le autorità sanitarie locali della Regione Lazio, compresa Roma, hanno iniziato questo giovedì a somministrare la terza dose di vaccino anti-Covid-19 ai pazienti più vulnerabili. All'ospedale Umberto I di Roma, 130 persone hanno ricevuto la terza iniezione nella giornata di giovedì. Il programma di vaccinazione per la terza dose di richiamo ha riguardato pazienti che hanno subito interventi chirurgici di trapianto d'organo in passato e altri pazienti considerati fragili. Il dottor Massimo Rossi è responsabile della chirurgia dei trapianti all'Umberto I. L'importanza della terza dose è legata al fatto che le evidenze che oggi abbiamo dimostrano che la terza dose, la dose aggiuntiva per i nostri trapiantati, migliora in maniera significativa la possibilità, la potenzialità della risposta immunitaria. Per il Ministero della Salute la terza dose si può somministrare già 28 giorni dopo la seconda dose per i più vulnerabili e fino a 6 mesi dopo la doppia vaccinazione. Ho fatto il terzo vaccino, sperando che più presto ci leviamo queste mascherine, che non ne posso più, proprio, come mi sento soffocata, e per abbracciarci, baciarci tutti e stare tutti insieme, per fare delle feste meravigliose come erano prima. In Italia per la terza dose approvati solo due vaccini, Pfizer-BioNTech dai 12 anni in su e Moderna per chi ha almeno 18 anni.